Martino, allora è arrivato questo gol liberatorio. Sì, gol liberatorio perché sembrava l'ennesima beffa. Basta lamentarsi, però è la statistica, un tiro in porta e abbiamo preso gol. Anche se abbiamo lavorato benissimo in fase difensiva, anche offensiva. Neto e Forte davanti, secondo me oggi hanno fatto una grande partita, e come il resto dei miei compagni. Quindi era il minimo racciuffare il pareggio, però adesso subito a lavorare, noi abbiamo da pensare a questa salvezza. Senti, ci è mancato poco che arrivasse anche il secondo, su quella punizione di Zecchin, l'hai mancata di un soffio. Sì, era la gioia di tutta la squadra, ogni volta che faccio gol mi interessa l'obiettivo di squadra e tutta la fatica che magari mettiamo in settimane oppure da quando è iniziato il campionato per fare i più punti possibili è una gioia liberatoria. Voglio ringraziare tutti i tifosi oggi perché tutta la parte dei distinti di tribuna si sono fatti sentire e ci hanno aiutato anche sull'1-0 tantissimo, quindi se saremo sempre così compatti, secondo me ce la faremo. Senti, è un po' una caratteristica, no? Quando si battono palle inattive, lì davanti Rea Borghese arrivano. Sì, comunque a dare supporto alla squadra è sempre stata una delle mie caratteristiche, sono felice e niente, volevo dedicare anche questo gol a mio nonno e mia nonna e a una persona speciale, la mia compagna e tutta la famiglia, va bene. Ascolta, è cambiato qualcosa dalla vittoria di Lanciano ad oggi? Non è cambiato nulla, lo spirito era lo stesso, lo ripeto, vai a rivederti la partita, quella punizione e basta. Comunque è un periodo che 4-5 partite che mettiamo sempre sotto i nostri avversari, sia in casa che fuori, quindi questo è un segno positivo. Io credo che quando c'è la prestazione arrivano i risultati e la classifica alla fine dell'anno avremo noi la ragione di sicuro se continuiamo con queste prestazioni. Calcio da fermo sono un po' la bestia nera. Sì, la bestia nera, ma anche lavoriamo tanto in settimana. Quel pizzico, io lo chiamo quel pizzico di culo degli avversari, perché alla fine, se vai a rivedere, sono sempre accalciato quasi in porta oggi e gli è arrivata in testa. Non era un cross, però dobbiamo lavorare. Se prendiamo gol vuol dire che dobbiamo lavorare e in settimana lo faremo di più. Ora tocca al Livorno, non sarà un'impresa facile. Sì, non è un'impresa facile, però la prepariamo come se fosse una finale, giochiamo in casa, spero che lo stadio sia stracolmo perché ce lo meritiamo e dobbiamo farcela tutti insieme, te lo ripeto, oggi mi è piaciuto tantissimo tutti i tifosi e infatti li ringrazio a nome della squadra e deve essere una finale, pensiamo subito a lunedì a allenarci al massimo e a portare a casa al massimo.